Fratelli Nerazzurri, amici di Facebook e Instagram, buongiorno a tutti ragazzi, un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon martedì, mi mancherà, e buon martedì 27 agosto, questo è, potrebbe essere l'ultimo, il penultimo allenamento qua dalla Pineta, adesso vediamo, comunque, troppo bello. Allora, Juve lanciatissima, Juve già campione d'Italia. Vedo titoloni, vedo tante cose, vedo ossessionati che nonostante la vittoria parlano solo ed esclusivamente dell'Inter, vedi? Ho detto brava, c'ha ragione effettivamente, continuano a pensare all'Inter, c'è uno in particolare, no? Che sai, quell'altro, quantomeno nome e cognome ce lo mette, perché quando ci si mette su YouTube, se vuoi dire la tua, se vuoi rompere il cazzo a qualcuno, se vuoi rompere il cazzo a una squadra, di avere i coglioni di mettere nome e cognome e di metterci la faccia e di mostrarti. Lui si mostra, ma ha un nickname, c'ha una mezza fichetta qua tutta storta e si commenta da solo. 3-4 video contro l'Inter, vince la Juve, fatto a vedere, chissà cosa dirà nel post partita, non ci sono video, cioè lui dedica 3 video al giorno all'Inter, quantomeno quell'altro mi ci dico, ho fatto il video post partita, quantomeno un nome e un cognome ce l'ha. Invece quest'altro personaggio curioso, questa fichettina qua che c'ha sul mento, parla solo ed esclusivamente dell'Inter, ma anche quando non c'entra un cazzo, per lui c'entra sempre, c'entra. Quindi ho visto gli highlight di questa grande Juve e io sono convinto che se fosse stato al contrario, no? Fossimo stati noi loro, il primo gol, dove a centrocampo sì, prende la palla ma prende anche l'uomo, ci avrebbero rotto il cazzo, ve lo dico, non è un video per contestare, non me ne cavo un cazzo, hanno vinto e hanno meritato, ma fosse stato al contrario, loro ci avrebbero rotto il cazzo per il primo gol, ah fallaccio, viziato da, perché è così, ormai li conosciamo, per non parlare del rigore, il terzo gol, il rigore procurato, perché fosse stato Thuram, si è buttato, l'ha appena toccato. Quindi, non dicono un cazzo, sono contenti, giustamente si tengono la vittoria, ma ve lo dico, e voi lo sapete che al contrario fossimo stati noi, che rottura di coglioni, che sarebbe stata. E niente, è così, quindi. Come vi ho detto che questi ossessionati del cazzo hanno veramente rotto i coglioni, perché ci sta, fai 2 video alla settimana, ma fare 2 o 3 video al giorno, contro l'Inter e non fare un cazzo di video per una vittoria 3-0 denota veramente quanto vi faccia bruciare il peperone la nostra cara e vecchia amata Inter e quanto abbia fatto male lo scudetto, il 20esimo. Quindi si gode, si stragode, non me ne chiamo un cazzo dalla classifica adesso, fateli esaltare come si sono esaltati i milanisti a inizio campionato, a pre-campionato. Noi dobbiamo fare il nostro, noi siamo i detentori e dobbiamo fare il nostro. Chi deve per forza vincere sono loro. Ve l'ho detto e non lo dico per mettere la mano avanti, perché io sono convinto che l'Inter può rivincerlo e vorrei anche la 10ª Coppa Italia, ma detto questo, insomma, 7 trofei in 4 anni io me li sono goduti e stragoduti. Se poi ci sono degli interisti tristi che non se la sono goduta e rompono il cazzo quotidianamente, è anche un cazzo di problema loro. Gli altri invece sono costretti a vincere, uè, mercato, comprano, spendono, spandono, nuovo allenatore, quegli altri pure, quindi staremo a vedere. Il Napoli ha vinto, quindi il Napoli si è rifatto della debacle di Verona, le romane hanno perso e l'Atalanta ha perso col Torino, sarà bello incazzato quando lo incontreremo noi e basta, c'è un buon turno settimana prossima, quindi questo weekend, e vedremo cosa succede. Detto questo, ripeto, io per un 3-0 sarei contento e farei subito un video post partita, e invece no, vogliamo scommettere che oltre, quando uscirà il video, oltre a parlare, ci sarà sicuramente qualcosa dedicato a noi, perché quello è la merda, la feccia di YouTube, odiatori seriali che sprizzano odio. Condivisione dei video, iscrivetevi al canale, sempre forza Inter, attivate la campanella e fate un bel passaparola. Ciao!